Salve, prima della pausa estiva ringrazio gli utenti per il fondamentale e prezioso riscontro sulla mia produzione, augurando loro ottime vacanze. Disquisirò oggi su delle opere di Giuseppe Santomaso, un grande autore a mio avviso, e precisamente comincerò da Canto Notturno 3. Si osservi questo mirabile pezzo di Santomaso, Canto Notturno 3, determinato da zonature maculate e deliquescenze sparse sulla tela, d'improvvisazione e sbalzi tonali, e da un'illuminazione centrale, vero apparire di luce poeticamente intensa, su cui allinea un signum nero d'efficace grafismo verticista. Quadro improntato ad un espressionismo, d'effusività romantica solida. E appunto nell'alveo di questa ridefinizione che collocherei l'artista, cioè dentro un espressionismo astratto, con inserimento di elementi sensitivi romantici. Un'opera, questa di Santomaso, in cui valori emozionali si rendono percepibili e percettivi ed assumono nella composizione valore sensuale e mito simbolico. Si vede ancora il signum, come dicevo, e come la sua inclusione nell'economia complessiva dell'opera sia oltremodo efficace a sottolineare un pathos praesens. Una consunzione tegumentale del colore accampa nell'opera come carica che si esprime nel riconoscimento e riconducibilità all'elemento terrestre ed originario, humidis e sensuale insieme, elevata ad una spiritualità sensitiva che è poi quella del melos. Un'opera, questa di Santomaso, è dotta altresì da un submovere esistenziale da cui proviene un lirico pathos di elevata poeticità. E ora passo alla dissertazione sull'opera di Santomaso, Rosso e Nero, in un'aere di intensa vibrazione e di pulviscolare ricomposizione, con una particolare luminescenza, emerge nella tela Rosso e Nero di Santomaso una crescenza simile organica e si eleva con una zonatura parziale nera e con delineativo filamento che la divide appena, quasi impero dell'umbra e della cecità inconscia. Una stria rossa dilungata come ferita incisa in questo paesaggio anche corporale che nella sua evocatività culmina in questa isola di silente astrazione e di conclusiva perfezione. La genesi è nel segno, nella delineatività e nella simplicitas. Vi è un sentimento di assenza e di distanza che però è come immanente nel permanere, nella stasi di un'astrazione che ha la significatività della rivelazione. Certo, Santomaso opera con un senso estetico presence. Alcuni suoi quadri sono più che indizi di un procedere stilisticamente intellettuale che formalizza l'essenza ed essenzializza la forma. Ho sempre pensato che l'arte di quest'autore abbia a che fare non con il recupero del fragma, ma con preciso impulso cognitivo. I suoi bilici sottili, le sue zonature di solido plenum cromatico, poetiche come ritagliate, talora anche dall'incorporeità, la sua indefinitività palpitante ed interiorizzata segna un iter che si spiritualizza nei refert di ritrascrizione interiore densa e comunicativa. Il suo crinale lineare, su cui tutto assume il significato dell'essenzialità, anche l'impercettibile, è una moderna diaristica con segnali acuti che appartengono anche alla percezione del moto temporale e del continuum dell'uomo moderno.